Salone Mondiale del Turismo 2017, siamo in diretta da Siena e siamo qui per raccontare delle storie molto particolari. Sono appena stata alla presentazione del primo turismo responsabile grazie all'agenzia di viaggio e insomma ho conosciuto anche Cristina Ambrosini, che è stata diciamo un mito e lo è tuttora. Sono qui in compagnia di Corinna, che è la direttrice per quanto riguarda, facciamo vedere il primo, visto che loro sono tre vincitori. Dillo tu, che sei? Sono direttrice dell'Istituto Internazionale Lerchio. Esatto, e poi abbiamo ovviamente anche l'uomo. Abbiamo Fabio Rubini. Fabio Soli, direttore di Travel Ability. Travel Ability, quindi abbiamo due realtà complementari, molto interessanti, e ce le racconteranno loro. Io sono rimasta affascinata, perché ovviamente sapete che insomma nella rubrica Fresh Hospitality di Media Tele Radio parlo dei temi legati alla sostenibilità ambientale, al rispetto delle persone e degli animali insieme. Loro fanno un po' questo, quindi partiamo con Corinna, insomma, ok? Raccontaci un po' cosa avete fatto e poi cosa avete fatto insieme. Life and Tourism è un progetto della Fondazione Romualdo Del Bianco, una fondazione che nasce a Firenze nel 1991 e crea occasioni, opportunità di dialogo tra culture a partire dal viaggio. Quindi noi crediamo che il viaggio abbia delle enormi potenzialità di sviluppo sostenibile dei territori e proprio perché riesce a creare, a mettere assieme persone dalle culture molto differenti e che quindi abbia intrinseca la possibilità di farle relazionare, farle conoscere tra di loro e sviluppare così un esercizio alla tolleranza. In questo i siti appunto attrattori del turismo, in primis i siti patrimonio dell'umanità, il sito UNESCO, che hanno questa grande capacità di attrazione, hanno anche la responsabilità di generare e stimolare le occasioni di dialogo. Una delle applicazioni di Life Beyond Tourism sul territorio toscano e fiorentino è il progetto Viva Firenze.it, un portale di prenotazioni online, un portale no profit che genera fondi per il territorio, che vengono destinati a progetti selezionati tramite un bando sul territorio. E con Viva Firenze.it abbiamo generiamo dei fondi per il territorio e aumentiamo la coscienza la consapevolezza dei residenti e la coscienza dei viaggiatori. Con Travel Ability e Viva Firenze abbiamo sviluppato poi un itinerario appunto nella zona di Firenze e zone limitrofe del Chianti per appunto turisti che hanno delle necessità differenti, cercando di rendere i nostri itinerari non solo sostenibili ma anche accessibili. Serve quindi un'esperienza uguale a tutti quanti. Assolutamente. Vai Fabio. Ed è qui che inserisco io per spiegare un po' l'esperienza di Travel Ability, qual è l'idea che ci sta dietro e poi lo spunto che è nato grazie a Viva Firenze e al premio che poi abbiamo vinto e abbiamo celebrato oggi. La filosofia che sta dietro il progetto Travel Ability è sostanzialmente quella di offrire l'opportunità a tutti coloro che vogliono venire in Italia di godersi la vacanza anche se hanno esigenze speciali. Oggi purtroppo non è sempre così, il nostro obiettivo è invece in futuro dare la possibilità sia ai disabili sia a persone anziane con esigenze specifiche in termini di salute e di assistenza di poter fare la loro vacanza in piena serenità e in serena, poter spendere in piena e completa tranquillità la loro vacanza in Italia e in Toscana in particolare. Questo è il nostro spunto, la nostra idea, e si è coniugata benissimo con il progetto portato avanti da Viva Firenze. Aggiungo un elemento, perché se ci rivolgiamo a coloro che sono attori che operano nel mondo del turismo, c'è da dire che normalmente quando si parla di turismo rivolto agli anziani e disabili si pensa a più gli aspetti problematici che alle opportunità. Invece in questa circostanza vorrei sottolineare come i dati stanno indicando, al di là dell'invecchiamento della popolazione, come
essendo l'Italia una meta turistica ambitissima, nei prossimi anni conoscerà un'esplosione di questa esigenza, almeno dal punto di vista potenziale, ed è un turismo che normalmente si rivolge a una destagionalizzazione, a un'esigenza specifica che è quella di non seguire i flussi turistici di massa e vuole una personalizzazione della propria offerta, dell'offerta che viene ad essere offerta. Quindi da questo punto di vista si coniuga perfettamente con quelle che sono le esigenze di coloro che sono gli operatori del mondo del turismo. Io vi ringrazio per questa testimonianza e vorrei chiedervi anche quali sono le cose che vi emozionano in più per quello che state facendo e del vostro lavoro. Partendo da me, sicuramente l'emozione più grande è poter dar modo di vivere qualcosa che diversamente non sarebbe possibile vivere a persone che hanno il desiderio, l'esigenza di conoscere la bellezza a cui noi siamo probabilmente talmente abituati che non gli diamo importanza. Vedere la gioia di una persona che può andare di fronte alla primavera oppure di fronte al Duomo di Firenze piuttosto che al Duomo di Siena e poterlo godere di tutta la sua bellezza è l'emozione più grande che posso avere. Certo. Nel tuo caso, Corina? Condivido innanzitutto le parole di Fabio e aggiungo anche la possibilità di creare, cioè appunto di vedere le soddisfazioni che si creano generando dialogo tra paesi completamente diversi, spesso anche in conflitto tra di loro, persone che riescono a dialogare grazie a un viaggio. Quindi insomma le barriere anche diciamo della lingua. Della lingua, delle politiche culturali, religiose. Di età. Anche di età, assolutamente. E voi nella vostra anche vita personale, non so, c'è qualcuno della vostra, non so, dei vostri amici o famiglie che comunque ha questo tipo di esigenze quando viaggia, quindi anche per quello vi sentite particolarmente coinvolti? Assolutamente sì, in particolar modo noi collaboriamo con realtà come Andy Superabile oppure altre realtà che si rivolgono all'assistenza di anziani e disabili e abbiamo avuto modo di capire, entrando nel merito, quale tipo di esigenze veramente hanno bisogno di questo tipo di risposta. In particolar modo abbiamo ospitato, ricordo, una giornalista inglese qualche tempo fa che ci ha descritto come, essendo lei abituata purtroppo a dover rinunciare a tanti percorsi a causa del fatto che si deve muovere in carrozzina, avergli dato l'opportunità di poter vedere la Venere dei Ponticelli è stata per lei come lei l'ha definita un secondo battesimo. Ora, forse è stata un'affermazione, però è qualcosa che per me ha dato molto, ha dato veramente molto, è un imprinting che ha caratterizzato la nostra esperienza. Una bella storia, grazie Fabio. Invece? Beh sì, penso che tutti abbiamo all'interno del nostro cerchio stretto delle persone che hanno più o meno difficoltà a viaggiare e sicuramente le persone anche semplicemente più anziane, i nostri nonni, basta pensare, o anche i nostri genitori e poter dare loro questa libertà è la cosa più importante, più bella. Io vi ringrazio tantissimo per le vostre storie. Grazie a te. Grazie a te. È stato bello vedere, insomma, sentire anche le emozioni mentre parlavate ed è questo che vogliamo anche attraverso queste rubriche trasmettere ai giovani e non pubblico e privato, quindi per fare il proprio mestiere mettiamoci un po' di animo, un po' di emozioni e un po' di cuore. Quindi grazie ancora e ci